5 anni e 10 mesi per Enrico Saluzzi anche nel processo d'appello. L'uomo, un 35enne di Sassano, è imputato per la morte di Carmen Elena Pavel, investita e uccisa mentre andava al lavoro in bici. Saluzzi è stato condannato anche in primo grado per le accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso con la stessa pena. Nel maggio del 2015 a Sassano, in seguito al tragico incidente stradale, la giovane mamma di 27 anni perse la vita. Saluzzi, poco prima dell'alba, stava ritornando a casa, mentre la giovane rumena, sposata e madre di una bambina, era diretta in un panificio per lavoro. A poche centinaia di metri dalla casa di Saluzzi, l'impatto fratale tra il veicolo e la bicicletta. Per Saluzzi, le manette scattarono poco dopo i controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che evidenziarono la presenza di alcol e anche di sostanze stupefacenti nel sangue dell'uomo. Le indagini da parte degli inquirenti hanno poi evidenziato che Saluzzi si fosse allontanato dal luogo dell'incidente dopo il terribile impatto senza prestare soccorso, anche se la difesa rappresentata dall'avvocato Franco Di Paola più volte ha sostenuto che il 35enne abbia solo parcheggiato più avanti per ritornare a piedi sul luogo del sinistro e verificare le condizioni della donna. Nei giorni scorsi la sentenza di appello con la conferma della pena a 5 anni e 10 mesi.